Salve a tutti ragazzi, finalmente, tra virgolette, mi mostro, sono il vostro Riccardino 12. Allora, innanzitutto vi dico che questo è un video fatto in loco, quindi se dirò qualche castroneria, farò qualche eresia, non ci fate caso perché è normale. Allora, come quelli che seguono il mio canale, prevalentemente quelli che seguono il mio canale di YouTube sapranno, ultimamente non faccio molti video e gli ultimi che ho fatto sono stati solamente delle intro video oppure dei... diciamo che l'ultimo video serio l'ho fatto un po' di tempo fa, se non sbaglio a dicembre, e sì, era carino, però diciamo che non sono più agli standard di prima, che mi imponevo di fare almeno un video al mese. Questo forse, anzi probabilmente, è dovuto al fatto che, essendo un terzo anno di liceo classico, il tempo mi scarseggia e quel poco che ho lo utilizzo per giocare ai videogiochi. Sì, lo sapete, sono un hardcore gamer barra otaku. Comunque, quello che invece, questo è per introdurre il video, quello che molti di voi sanno, o almeno quelli che mi conoscono bene sanno, è che avrei sempre voluto fare dei walkthrough dei miei video, ovvero far vedere passo passo lo svolgimento dei walkthrough dei miei video, scusate, dei walkthrough dei miei giochi, ovvero far vedere passo passo le soluzioni, cioè praticamente come se fosse una soluzione video. Questo purtroppo non mi è possibile poiché o almeno non mi è possibile farlo con la qualità migliore, perché io avrei sempre voluto farlo riprendendo direttamente l'immagine dalla TV. Però per questo ci vanno le schede di cattura video che costano un botto e quindi evito. Ovviamente proverò a farlo con la telecamera, però è un progetto molto dispendioso, richiede molto tempo e quindi proverò a farlo solamente quest'estate, sperando nella promozione. Adesso invece quello vi vado ad introdurre il vero motivo del video. Allora, l'altro giorno stavo giocando come di consueto, che strano, con uno degli ultimi giochi sfornati dalla casa Square Enix, ovvero Dissidia Duodecim. Per quelli che non sanno esattamente di cosa si tratta di un picchiaduro di ruolo, ovvero un picchiaduro con caratteristiche da gioco di ruolo con i più popolari personaggi di Final Fantasy. Questo si tratta del seguito del Dissidia originale. Ora qui vedete la copertina diversa perché è in la Legacy Edition, vedete con le carte dentro. A dire il vero, scusate, la vera copertina sarebbe qua, ma vabbè, non è questo. Non è questo il motivo, andiamo avanti. Cosa ho pensato allora? Vedendo più volte che ho notato che si potevano salvare i replay delle battaglie, mi sono detto, ma potrei prendere questi replay delle battaglie e metterli sul computer? E la risposta mi è stata presto data, perché sono andato nell'editor di replay e tra le tre opzioni disponibili, la seconda era quella che mi interessava, ovvero converti il filmato in formato AVI, che è quello di consueto dei video. Quindi questo per dirvi che, scoperto questo e avendo a disposizione tutti e 31 i personaggi del gioco, per lo più tutti al 100, tutti gli scenari del gioco, tutte le musiche di sottofondo, insomma tutti i personaggi con un buon equipaggiamento, sottolineiamo, sì, per chi se lo stesse chiedendo, sì, ci è voluto tanto, circa 60 ore, ma ne valsa la pena. Attualmente il mio contatore delle ore segna 85 ore di gioco. Con questo do il via a un progetto, il progetto che chiamo le dissidie a richiesta. Di cosa si tratta sostanzialmente? Allora, saranno dei duelli a richiesta. A richiesta in che senso? Nel senso che se li scegliessi io sarebbe troppo scontato, magari sceglierei sempre i miei personaggi preferiti, oppure quelli con cui è più facile vincere. Potrei anche non farlo, ma come sì, voi non lo sapreste.
E quindi diciamo che sarà un progetto che coinvolgerà voi che mi state seguendo. Ora dico voi in generale perché pubblicherò questo video sia sul mio canale di YouTube sia sulla mia pagina di Facebook. Ovviamente vabbè, sul canale di YouTube per chi mi segue su YouTube, sulla pagina di Facebook per i miei amici. Di cosa dicevamo? Di cosa si tratta sostanzialmente? Allora, voi da casa richiederete lo scontro che volete, che volete che io faccia, di quale poi salverò il replay e metterò sul tubo e in seguito pubblicherò anche su Facebook, dove però sarete voi a darmi le condizioni dello scontro. In che senso allora? Per chi non avesse buona memoria, non avesse voglia di riguardarsi il video, le cose che dovrete fare, innanzitutto vi dico che dovrete mandarmi un messaggio privato con le seguenti cose. Ripeto, chi non vuole stare a riguardarsi il video per sapere che cosa deve mettersi, potrà tranquillamente controllare la descrizione sotto il video, descrizione sotto il video di YouTube, quindi quelli su Facebook. Andatemi a cercare su YouTube, cercate Riccardino12 e mi trovate. Oppure, no, senza oppure. Allora, dicevamo, dovete indicare le seguenti cose nel video. Attenzione. Allora, primo, che personaggio volete che io usi, che me medesimo, la mia persona usi? Secondo, il costume che volete che il mio personaggio usi, perché quelli che hanno giocato a Dissidia sanno che ogni personaggio dispone del suo normale costume, quello che mostra anche durante le cutscene, eccetera, e due costumi alternativi. Sì, dispongo di tutti i costumi alternativi, quindi non fatevi scrupoli nel chiedermeli, non fatevi scrupoli nel chiedermi particolari costumi. E ne possiedo anche alcuni in formato DLC, dopo vi dirò. Il personaggio che volete che mi assista nello scontro, la mia spalla, che sottolineo per quelli che non conoscono bene il duodecim, non è che verrà sostituita a me nello scontro. Nel senso che un po' combatterò io, un po' combatterò lui, semplicemente ogni tanto farà delle entrate per attaccare quando avrò una determinata barra piena. E idem per lui, nel senso che dovrete selezionare anche per lui il costume. Quarto, il mio avversario. Nel mio avversario dovrete solamente selezionare l'avversario, poiché nell'avversario non posso scegliere né l'assistente né tantomeno il costume. Quinto, lo scenario. Lo scenario, scelto fra una vasta gamma di circa una ventina di scenari, se non erro, e per chi lo conoscesse, sesto, che consideriamo come sesta opzione, ovvero sceglierlo per quelli che ne dispongono o in formato normale o in formato Omega. Per chi non lo sapesse, che differenza c'è? Allora, i normali sono così come si presentano normalmente, gli omega invece presentano particolari regole che possono addirittura modificare radicalmente l'aspetto complessivo dello scenario. Non tutti gli scenari dispongono di questa opzione, però è un optional, io di solito vi consiglio quello base, ma se vorrete proprio che nel video mi massacri come un dannato con gli scenari omega, prego. Poi, cosa che reputo molto importante, attenzione, settimo, la musica di sottofondo. Tra la vasta gamma che offre il gioco, la musica di sottofondo. Che altro? Vediamo un po'. Ecco, queste sette cose sono le cose di base che dovete mettermi per forza, dovete scrivermi nel messaggio privato o su Facebook o su YouTube, o viceversa. Dovete scrivermi per forza queste cose. Se non mi scriverete queste cose, la richiesta non verrà accettata, perché queste sono le cose fondamentali. Aggiuntive per gli esperti di Dissidia, ne aggiungiamo altre due, ovvero come volete che si comporti il personaggio, ovvero i pratici di Dissidia sanno che il personaggio può avere diversi comportamenti, può essere calmo, può essere un po' più tattico, può essere invece aggressivo. Insomma, questo è un optional. Altro optional, potete decidere se
in uno scontro debba esserci debbano esserci le regole del giudizio di Cosmos o quello del giudizio di Caos. Ovviamente quelle del giudizio di Cosmos sono più accondiscendenti anche per i meno fortunati nello scontro, per quale dei due sarà meno fortunato nello scontro. Quelle di Cosmos invece sono più, quelle di Caos, scusate, sono più punitive. Potete anche scegliere la terza opzione, ovvero di usare, se proprio mi volete del male, di usarle entrambe. Queste due cose sono optional, quindi anche se non le metterete, il video verrà accettato. Quindi, ricapitolando, quelle sette cose sono necessarie affinché la vostra richiesta venga accettata, e queste due che completano sono optional. Ripeto, per chi non se lo ricordasse, per vedere quelle necessarie e gli optional, controllate la descrizione sotto il video. Ok, adesso cosa bisogna aggiungere? Allora, innanzitutto che potete non dovete avere particolari difficoltà, non dovete farvi particolari problemi a dire ma magari quel personaggio è più debole, quel personaggio è un po' più forte. No, i miei personaggi sono tutti e 31 al 100, tutti e 31 al 100, quindi non fatevi scrupoli. Certo, c'è chi saprà usare meglio, chi saprà usare meno, a volte vincerò, a volte perderò, tranquilli, tenterò quasi sempre di vincere, se no non sarà valsa la pena. Ultima premessa prima della fine. Allora, ultima cosa, scusate, prima della fine. Quelli che sono poco pratici di Final Fantasy, come, scusate, ve la tiro proprio, come miei compagni di scuola, non mi odiate per questo, potrebbero voler dire, magari, ok, vogliamo aderire, tra virgolette, a questa iniziativa, non conosciamo bene i personaggi, oppure non sappiamo i costumi alternativi, oppure non conosciamo gli scenari, non conosciamo le musiche di sottofondo. Nessun problema, a questo penserò io. Dopo aver pubblicato questo come? Dopo aver pubblicato questo video, ne pubblicherò altri tre, durante il quale nel primo vi mostrerò tutti e 31 i personaggi, e se ci riesco, però questo non ve lo garantisco perché non so se sono così facili da trovare, i loro costumi alternativi. E vi indicherò anche quelli delle quali ho tramite DLC, come per esempio il costume di Kingdom Hearts per Squall, oppure quello di Ayabrea per Lightning. Scusate se il mio sguardo è assente ogni tanto, ma la mosca gira per la stanza. Scusate, gioco è caduto. Errore durante la scena, ve lo avevo detto che era fatto in loco. Ok, il primo video quindi tratterà i personaggi e se possibile anche i loro costumi alternativi. Nel secondo, se riuscirò anche questo, vi farò vedere i possibili scenari. Non vi farò vedere le loro varianti Omega, ma vi scriverò nella descrizione cosa succederà nelle loro varianti Omega. E l'ultima, che sarà probabilmente la più lunga, indicherò le tracce disponibili per le battaglie. Attenzione, ve le indicherò, ma non vi, poiché sarebbe un lavoro troppo lungo, non vi metterò anteprime e neanche la musica completa. Semplicemente vi indicherò il titolo della track e da quale Final Fantasy proviene, in modo che voi possiate andare su YouTube, vederla e decidere quale utilizzare. Quindi, in sostanza, sbizzarritevi negli scontri. Potete ripropormi qualsiasi cosa, potete avere qualsiasi cosa, riproporre scontri dal più classico come Sephiroth contro Cloud, oppure magari, che so, per dire, giocando a Final Fantasy X, Tidus vi è sempre stato sulle scatole e invece adorate Yuna e non vi piace che alla fine si sia baciata con Tidus, perfetto, vendicatevi, chiedetemi di usare Yuna che faccia tartassare coi suoi eoni Tidus. Quindi, in sostanza, ragazzi, questo è quanto. Probabilmente è il più grande progetto che avvierò. Spero che aderirete in tanti, perché è un progetto molto ambizioso e spero che vi soddisfi,
soddisfi le vostre aspettative, spero che aderiate in tanti, quindi sbizzarritevi con le richieste, appena posso posterò i tre video con personaggi, scenari e musica come promesso, dopo che avrò fatto quello, oppure per chi conosce già Dissidia via già con le richieste, quindi dopo invece per gli altri, dopo che avrò fatto quello, potete dare il via, quindi ragazzi sbizzarritevi con le richieste. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!